Eccoci qua ragazzi, oggi vi voglio parlare di Groove Agent. Che cos'è Groove Agent? È il plugin di Cubase che è appunto riferito alla parte ritmica, quindi diciamo che attraverso Groove Agent posso programmare delle ritmiche, delle batterie elettroniche o acustiche, appunto elettroniche che simulano il suono acustico. Andiamo a vedere subito come funziona e apriamo quindi subito dal progetto, aggiungi una traccia Instrument Groove Agent, che lo troviamo nel menu Drum, vedete qua Drum e Groove Agent, aggiungi una traccia e lui mi è andato ad aprire il plugin appunto Groove Agent. Io posso andare a caricare quindi qua una serie di suoni che ho qua, vedete, qui posso azionare, selezionare Urban, possiamo mettere sempre Sweet Grapefruit, che è un preset molto bello, e posso suonarlo via MIDI, sentite qua, attraverso la funzione Instrument. Allora, diciamo che poi ovviamente ho diversi suoni, non ho solamente questo, ne ho tantissimi qui, dal Infector ad esempio, questo è il suono di una batteria vera, oppure questo qua. Quindi vado a selezionare secondo del genere che mi può piacere e andiamo ad esempio, lasciamo questo qua, Indie Pop, ok, Know What I Mean, è il tipo di preset, ce ne sono tanti, no, di preset di suono, ce ne sono tantissimi, quindi andate a selezionare. Ho due modalità qui di lavoro, e la prima modalità è, che andiamo a vedere, è quella Instrument, quindi ho una serie di pad, vedete qua è associata una nota, posso mettere in mute o in solo il pad, quindi il tipo di suono, quindi partiamo dal Do 1 come cassa rullante, ho un altro rimshot rullante, qui ho una serie di suoni, sentite, che posso andare poi a programmare, quindi lasciandolo così senza andare a toccare niente, clic, ok, ok, e posso andare a programmare quella che è la ritmica, la mia batteria. Mettiamo anche l'auto-quantize. E andiamo a vedere un po' come funziona nello specifico. Quindi entriamo qua dentro e vediamo che io qua per ogni suono, vedete, ho la possibilità di andare a editare, vedete, il campione. Quindi ogni suono è formato appunto da un campione, il sample, vedete qua. Io posso andarlo poi a modificare, a farlo iniziare dopo, a dare un tempo di origine, un tempo di fine. Posso andare a, vedete qua, a cambiare il detune, quindi l'intonazione, il gain, quindi aumentare o abbassare il singolo sample. Audio warp, quindi seguirà l'impostazione della velocità. Qui ho diverse funzioni, come può essere, vedete, dal main al pitch. Andiamo a cambiare ad esempio quello che è l'intonazione, quindi abbassiamo questa, qui sono sulla cassa, ok, posso abbassarla ancora di più oppure posso alzarla, ok, e quindi posso utilizzare questo semitoni oppure andare in percentuale, avere un'intonazione random, quindi in questo caso qua lui andrà a intonare ogni volta che suona, andrà a intonare in maniera diversa. Posso cambiare l'inviluppo, che posso cambiare anche qua attraverso l'amp, quindi posso smussare l'ingresso, sentite, ecco, adesso non si sente perché l'ho smussato troppo, però posso andare a smussare, quindi cambiare proprio la formula ADSR, quindi attacco, decadimento, sostegno, rilascio. Io qui posso anche diminuire quello che è il sostegno del suono o aumentare o diminuire la coda di questo singolo sample, quindi posso andare a cambiare quello che è, oppure andare a inserire dei filtri qui come sustain, loop, one shot, sample loop. Ho diverse modalità, ad esempio mettendo in loop io vado a creare sempre in loop la parte che voglio decidere appunto del campione, oppure posso andare a cambiare tantissime altre cose. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda il mixer come funziona. Io qui ho il mixer di Groove Agent, vedete che ho tutte le varie, i vari pad che sono assegnati a uscite diverse qua del mixer, qui ho 1, 2, 3 e 4, e quindi lasciamo sempre l'esempio della cassa. Nell'esempio della cassa io qua ho anche dei plugin, quindi ho il saturatore, ho un equalizzatore e ho un vintage compressor, quindi un compressore. Posso andare a cambiare, quindi ad esempio mettendo, adesso faccio degli esempi per far capire ovviamente
non c'entrano tanto, quindi questo reverberone anche qua sulla cassa, e posso andare anche a inserire un altro filtro come un'altra distorsione, ad esempio posso distorcere la cassa e quindi posso dire di distorcerla tanto oppure di distorcerla meno. Quindi ho tantissime come dire, tantissime funzioni che posso applicare al singolo elemento, come ad esempio delle tracce AUX. Quindi abbiamo visto anche nella parte rivolta al mixer di Cubase che sono delle mandate, e posso cambiare anche quelli che sono in totale i plugin. Quindi in questo caso avrò, poi qui posso attivarli o disattivarli, vedete, in bypass. E qui in questo caso ho un limiter e un stereo enhancer. Potrei mettere anche un riverbero, come abbiamo detto prima, su tutto questo, che è la batteria, ok, e sul master in generale del plugin. Qui andiamo, quindi posso cambiare le varie singole tracce, quindi la cassa, vedete qui ho il snare, hi-hat, quindi posso cambiare il volume attraverso il mixer. Quindi questa è una modalità che mi permette di utilizzare Groove Agent. Quindi cambiamo anche suono, possiamo mettere anche sì, appunto questo qua che avevamo all'inizio, che a me piace sempre tanto questo qua, che mi permette appunto di accedere a dei suoni completamente diversi. Quindi ogni volta voglio cambiare il suono, vado qua e qua avrò tutta la libreria, quindi vedete, divisa per genere. Ok, andiamo a vedere invece l'altra funzione, che è quella del pattern. Il pattern mi permette di utilizzare le note appunto associate, non come come dire, non come strumenti singoli come sample, ma come pattern veri e propri. Quindi in questa funzione qua, una volta che vado su questo pad, adesso io qui partivo dal Do 1, in realtà qui parte da un po' prima, comunque vedete qui ho dei pattern già di batteria elettronica. Lasciamo il play attivato e posso cambiare i pattern e poi posso modificarli. In che modo posso andare a modificarli? Vedete, prendiamo come esempio questo. Posso, diciamo, ok, questo mi piace praticamente tutto, voglio cambiare qualcosina, cosa faccio? Ok, stoppo, prendo questa drag MIDI pattern to host sequencer, vado qua e, avete visto, mi ha creato la parte MIDI. A questo punto tolgo la visualizzazione, vado qua, ok, togliamo il click e lui me lo visualizza. Me lo visualizza appunto sulla parte di Cubase. A questo punto posso cambiare il disegno di cassa, posso cambiare allarga la parte, posso cambiare quello che voglio, nel senso che qui li visualizzo i ritmi. Quindi se voglio passare da questa da questo ritmo a quest'altro ritmo, ad esempio questo qua, vado su drag qua, quindi avrò la prima parte così. Ok, e poi passerà al loop successivo. Ok, e poi vado qua. Ok, e al tempo stesso io, quindi abbiamo detto, posso cambiare la velocity, posso cambiare tutto quello che voglio di ogni singola nota suonata, perché vedete me l'ha tradotto in note. Quindi posso andare a convertire il pattern e andare a programmare direttamente con il pattern all'interno di Cubase. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.